la creazione dell'opera d'arte è uno di quei processi conoscitivi, ad esempio, che ti permettono di rendere una cosa familiare. Mi piaceva inserire un dialogo con gli artisti ed è stato il primo passaggio verso l'arte. C'è stato questo mondo delle idee che è stato l'inizio di questa attività. È veramente un viaggio all'interno di noi, all'interno di se stessi, per riuscire da questo a elaborare e a tirare fuori un qualcosa che vuole essere mostrato a qualcun altro. Ora, io non mi azzardo a dire che cosa sia né da dove venga, però osservarsi significa anche capire che tu stai pensando, la tua mente sta facendo dei collegamenti, tu hai un bagaglio culturale che viene dalla tua famiglia, dalla tua casa, eccetera, e sta agendo dentro di te. Se tu riesci a guardare questa cosa, quel tu che guarda, che cos'è? Non è quella mente, non è quel corpo, è qualcos'altro. Puoi trovarti di fronte, dentro, non di fronte, perché non sei di fronte e c'hai una cosa che accade a prescindere da te. Accade perché ci sei te. E tu sei parte di questo dialogo, no? Uno si sente davvero parte di quell'epifania, perché esiste nel momento in cui la guardi, poi sparisce.